Allora, come vedete dal titolo, appunto andremo a parlare dell'infinito, partendo ovviamente da quello che è stato lo scritto, il testo famosissimo di Leopardi. Io però in realtà ho messo questa premessa e poi una serie di premesse, per cui sperando di non annoiarvi troppo, vi leggerò qualche cosa. La prima, che è presa da Domenico Barilà, dice così: a un aspirante poeta non serve granché conoscere una miriade di parole, se poi non è in grado di metterle insieme. Potrebbe imparare a memoria tutto il contenuto del vocabolario, ma ciò non basterebbe a fare di lui un grande poeta. Serve la capacità di connettere, cercando di cogliere una trama nei segni che si manifestano davanti ai nostri occhi. Una trama che c'è e aspetta di essere letta con gli occhiali giusti. Ecco, questa è una delle questioni importanti, perché io non sono davvero convinto che guardare non è poi così un'operazione innata, ma che è qualcosa che si costruisce nel tempo. E quindi questa cosa è proprio importantissima. E quindi volevo proprio andare a lavorare su questa cosa qui. Dunque, partendo da qui, questo era il titolo ufficiale della nostra riunione, del nostro corso lezione di oggi, e non potevamo poi che partire da qui. Poi magari si potrebbe anche tornare qui. Io pensavo di dedicare a queste riflessioni un paio di orette circa, lasciando poi alla fine uno spazio di domande, di interventi. Se qualcuno, anche dei colleghi, magari vuole fermarmi per delle questioni o per delle cose non chiare, lo può fare anche durante la lezione. C'è la chat, ma io francamente preferisco che in quel caso apriate il microfono magari e mi rivolgiate la domanda direttamente. Bello questo inizio, perché la scrittura dell'infinito, che sono una quindicina di righe, ma poi in realtà stese in un tempo molto più lungo, mostra anche le correzioni, che sono una cosa fantastica per capire come anche i più grandi guardino, ritornino e riguardino ancora, modifichino. È un aspetto che a me piace davvero moltissimo. Allora, su questa storia dell'infinito, noi fotografi, come dire, siamo un po' abituati, poi i fotografi che hanno qualche anno in più si ricordano di una, come dire, funzione che avevano i vecchi obiettivi, cioè quella che vedete qua al centro, per cui tra tutte le varie distanze, in questo caso in metri, arrivavo alla fine e trovavo questo simbolo che poi i matematici conoscono molto bene, che è proprio quello dell'infinito. Allora, però, parlare di infinito è una bella questione. E allora io avevo fatto un piccolo vocale la settimana scorsa per iniziare il discorso, e questo vocale cominciava un po' così, cioè riflessioni, infinito, tutte parole. E però potremmo fare anche un'altra riflessione sul fatto che in fondo il discorso delle parole e del linguaggio sono una questione fondante, fondamentale. Cioè, forse il primo infinito, come ho scritto, si nasconde proprio nelle parole, in quella sottile distanza tra le parole e le cose. Il linguaggio nasce con una separazione tra l'oggetto e quella che diviene una sua rappresentazione simbolica, cioè la distanza è già lì. Io devo dire che è un po' esagerato e ho messo all'inizio una serie di testi. Avrei potuto leggerveli, però mi piace di più l'idea di leggerli insieme, perché magari così riuscite a seguirmi meglio. Allora, la riflessione inizia un po' così: l'uomo è certamente l'essere che più di ogni altro abita in questa distanza. Abita in un mondo animato dal linguaggio. Perciò stesso vive all'interno di un continuo processo fatto di sguardi e interpretazioni. Eh sì, perché sin da piccoli cresciamo in una relazione col mondo, da prima materno, poi appena poco dopo, con un processo continuo di allargamento,
di orizzonti, che vede sin dal principio instaurarsi una comunicazione, l'instaurarsi di una comunicazione, un grido, una risposta, un altro grido, un'altra risposta. È proprio la risposta a un disagio, magari il riconoscimento della fame, del sonno, di un malessere, un grido, una risposta. Il riconoscimento di un mondo che non finisce con il chiudere degli occhi, ma che torna e che quindi non era perduto. C'è un gioco che i bambini fanno che è quello del Baucetti, ma quasi una conferma del fatto che io chiudo gli occhi, oppure la persona che ho di fronte sparisce. Ma non c'è niente di più rassicurante che nel momento in cui riapro gli occhi o la persona ricompare, scopro che questa non era persa. Allora, la conoscenza in una pratica, la crescita in una intesa, dal gesto al linguaggio, cioè dal grido alla risposta, al capire che se il grido ha una risposta, posso strutturare via via una possibilità di relazione. Quando l'inizio? In una catena infinita, appunto. Quando puoi dire di aver iniziato a capire il nome e il significato di quel nome? Per esempio, mamma. Quando hai colmato per la prima volta questa distanza tra la parola e la cosa, come direbbe un filosofo? Ecco, forse lì nasce proprio il primo miracolo di separazione e forse, forse una lontana idea di riappropriazione dell'oggetto sotto forma di parola, quasi un miracolo. E la lettura, la scrittura. Io più passa il tempo e più continuo a pensare a quel magico momento dell'inizio della lettura, l'imparare a leggere e scrivere. È incredibile. Così come il disegno. Per fare questa cosa, per la verità, bisognerebbe tornare a, forse perfino ai graffiti sulle pareti delle caverne, perché in effetti è l'inizio, il passaggio dalla preistoria alla storia dell'umanità. È il differenziarsi di questo strano essere che comincia a essere l'Homo erectus e via via, che, come dire, e riesce a compiere un processo di astrazione, creare dei segni che hanno un significato e quindi l'inizio del tempo, la misurazione delle lune, quindi i mesi e qui è tutto quello che ne consegue. Allora, così come per l'oggetto che c'è, non c'è più, eppure ne posso tracciare in qualche modo l'immagine, la rappresento. Forse un primo infinito si nasconde proprio nelle parole, nei segni che possono essere anche immagini. Noi sappiamo bene che il poeta, come il filosofo, e poi potremmo dire più in generale l'uomo, esplorano questa distanza, la studiano, ne intuiscono l'abisso. Ungaretti parlava della parola scavata come un abisso. Così che ogni parola riflette, esplora o attraversa questa dimensione del simbolico. Tutta la filosofia dell'8-900. Come dire, Peirce, Heidegger, Derrida, Husserl, come dire, attraversano questa questione del linguaggio così, così importante e fondamentale. Bene, noi tutti viviamo in una realtà che poi, nel concreto della sua dimensione economica, sembra aver dimenticato questa origine. Eppure, proprio quando sembra che tutto funzioni secondo regole che l'uomo stesso si è costruito, ecco che anche solo una piccola cosa o evento può fermare la gigantesca macchina del mondo, rivelando tutta la sua precarietà, come in questo momento. Una morte o un innamoramento aprono le porte della domanda dimenticata, svelando un'impossibile idea di possesso e di intuizione di un possibile altro. Ho un po' di pazienza che finiamo questa prima parte, in cui il professore qui è noiosissimo, e però è necessario anche questo percorso. Certo, nel mondo delle immagini, come in quello delle parole, per fortuna, molti sono gli autori che a diverso titolo hanno affrontato questo mare dell'infinito, qualcuno con disperazione, altri con meraviglia. Io ricordo sempre, tra l'altro, quando faccio questi percorsi,
che la parola fotografia, i miei studenti saranno perfino annoiati di sentirselo dire e ridire, ma è una parola fantastica, perché è un geniale personaggio dell'Ottocento, che era tra l'altro un astronomo, Herschel, che ebbe tra l'altro l'idea di trovare il fissaggio, cioè la formula chimica che permetteva di fissare le luci che si creavano, cioè, perdon, le immagini che si creavano con la luce nella camera oscura. Ebbe l'idea geniale di prendere queste due parole dal greco, grafos e photos, mettendole insieme e ottenendone così una parola dal significato particolarmente ricco, cioè scrivere con la luce, una scrittura di luce. E quindi partiamo un po' proprio anche da questo, l'idea di una registrazione oggettiva del reale. E tra l'altro in questo c'è tutta la contraddizione della fotografia, perché la fotografia è sempre stata vissuta fin dall'inizio come documento, ma anche come scelta di un punto di vista, di un istante tra gli infiniti spazi e tempi possibili. Quindi un'immagine frutto non solo di una registrazione oggettiva, ma anche di un'interpretazione soggettiva operata dal fotografo. Bene. Il nostro punto di partenza sarà a questo punto quello di un grande fotografo, un fotografo importantissimo che si chiama Alfred Stieglitz, che sostanzialmente ha lavorato a cavallo tra 800 e 900. Le foto che vi farò vedere adesso, una decina di immagini, sono tratte dalla sequenza che si chiama Equivalence. Scelta anche qui geniale. Perché Equivalence? Perché Stieglitz farà una serie di immagini fotografando il cielo. Tra l'altro, lavorando per qualcosa come una decina di anni, per un tempo lungo. Però quello che lui voleva far capire è che il nome di equivalente arriva dall'idea di un'immagine che può comunicare a chi la guarda la stessa emozione o l'emozione di chi l'ha scattata. E questa mi sembra un'altra idea geniale. Allora, quindi partiamo da questa parte così importante, così significativa, per vederci questi cieli. Come vedete, le date sono dall'inizio degli anni 20, ma in realtà le prime arrivano ancora prima, ad altre date successive. Due note su Stieglitz, perché dicevo, è un personaggio così importante nel mondo della fotografia, per una serie di intuizioni geniali. Stieglitz capisce che la fotografia ha ereditato tutto quello che è il dover costruire la rappresentazione del mondo dalla storia della pittura. E una serie di fotografi in fondo pensano di dover fare l'immagine fotografica come se fosse un quadro, come se fosse un dipinto. In effetti c'era una corrente che si chiamava pictorialism. E Stieglitz in effetti comincia a lavorare e ottiene anche dei premi in grandi mostre come fotografo pittorialista. Ma con il passare degli anni, in realtà aveva fatto una scuola al Politecnico di Berlino, pur essendo originario degli Stati Uniti, quando torna negli Stati Uniti comincia a fare tutto un percorso che lo porterà a fondare una rivista, Camera Work, a fondare un gruppo di fotografi che venne battezzato Photo Secession, e soprattutto anche a dar vita a una galleria d'arte che si chiamava 291, tra parentesi, nella 291 ci esporranno personaggi come Picasso, la prima mostra in America. Gli impressionisti, la prima mostra in America, la fanno nella 291 di Stieglitz. Bene,
Stiglitz in questa galleria, così come in Camera Work, espone fotografie, quindi senza mettersi a discutere se la fotografia è arte o no, semplicemente la inserisce lì dentro. E la inserisce e fotografa questi cieli non cercando l'effetto sfocato o ricorrendo a tecniche come la gomma bicromata o altri trattamenti che facevano somigliare il quadro a una sorta di dipinto, bensì fotografando perfettamente a fuoco, nitidamente, esattamente come farà poi uno dei giovani artisti che transitarono dalla 291 e che scriverà poi su Camera Work, cioè il giovane Paul Strand, altro grandissimo, grandissimo fotografo. Allora, questa piccola carrellata di immagini ci portano nella questione del cielo e mi sembrava bello partire da qui per fare un discorso sull'infinito e coniugando questa cosa con la fotografia. Però vedrete che il discorso cielo lo riprenderemo perché saranno diversi gli autori, in realtà sarebbero moltissimi. Weston ha fotografato i cieli, ci sarebbe un lungo percorso, io ne sono presi due o tre che mi sembravano carini. Adesso andiamo un po' a uscire da questo inizio con Stiglitz, siamo già arrivati nell'ambito degli anni 30, per fare un piccolo passo indietro e fare altri due ragionamenti. Allora, intanto, al cambiare del secolo, anzi un pochino prima, il famoso George Eastman, ovvero il padre della Kodak, aveva creato dei brevetti riguardo la pellicola e le prime macchine fotografiche portatili, quelle che avevano, come dire, diffuso l'uso della fotografia su un piano sociale, rivoluzionando tutto, perché in fondo, per tutto l'Ottocento il fotografo era il fotografo, o un ricco signore che per hobby aveva tempo e soldi per darsi a questo, come dire, passatempo, oppure i professionisti. Ma alla fine dell'Ottocento l'idea della pellicola, di una piccola macchina e di un costo molto modesto, fa, come dire, entrare la fotografia in un campo sempre più diffuso, le famiglie più, come dire, più dotate di un minimo di soldi possono comprarsi una macchina fotografica, fare le foto ricordo. E lo slogan che lancia la Kodak per il suo piccolo apparecchio è famosissimo: voi schiacciate il bottone, al resto ci pensiamo noi. Ecco, in quest'epoca, che peraltro è molto attenta anche a una dimensione tempo che sta cambiando. È un tempo sempre più veloce. Pensate, dopo la rivoluzione industriale, l'arrivo dei treni, i nuovi mezzi di trasporto, le automobili, e quindi le distanze si riducono, il tempo sembra ridursi e l'istante sembra diventare la nuova sfida. Ne è un esempio fantastico il giovane Lartigue che scatterà fin da bambino immagini divertendosi a cogliere il momento, l'istante. Bene, io in controtendenza, proprio perché stiamo parlando di infinito, in quegli stessi anni sono andato a prendere viceversa i lavori di un altro fotografo. Quest'altro fotografo si chiama Eugène Agé. E la storia di Eugène Agé è anche completamente diversa dalla Tig, proprio perché comincia a fotografare quando ha già 40 anni, dopo aver avuto una vita complicata, rimane orfano 5 anni, diventa marinaio, come dire, deve sbarcare il lunario. Poi riuscirà a fare l'accademia per diventare attore, ma non riuscirà a sfondare. Sarà importante solo per l'incontro con la moglie, che diventerà la compagna di tutta una vita. Valentin de la Fosse. Intorno ai 40 anni, dicevamo, inizio fine 800, inizio 900, compra una vecchia macchina fotografica e con questa comincia a fotografare Parigi. Dal cielo, la prima immagine che abbiamo visto, adesso ci porteremo a un altro sguardo, un po' più in basso. Questa è una fotografia scattata da G a persone che stanno osservando un'eclissi solare. Bene, perché Agé?
Perché Agé, per quanto riguarda la dimensione tempo, effettivamente sposta un po' il tiro rispetto ai suoi fotografi di quel momento, di quell'inizio Novecento della Parigi, della Ville Lumière. In effetti, la fotografia, fotografando l'istante, verrebbe da pensare che ha a che fare un po' con la morte. Roland Barthes lo dice nella Camera Chiara. Sembra quasi che ogni scatto sia la prova di qualcosa che è stato. Però, d'altro lato, a me piace pensare che ogni immagine sia come un seme che il tempo custodisce e ritrova, in grado di permettere il compiersi di qualcosa in una nuova dimensione. Una sorta di ritorno al passato che però si compia nel presente, come ben hanno descritto scrittori e poeti come Marcel Proust e Thomas Eliot. Dopo vi leggerò magari anche qualche piccolo pezzettino. Peraltro, è anche l'idea di uno sguardo che si prende cura del mondo, come ha avuto modo di dire in alcune interviste Wim Wenders, che spiegava come il termine regarder provenga in fondo, in francese, dal termine garder, che significa fare la guardia, cioè prendersi cura di qualche cosa. Averne cura perché non scompaia. E a me questa idea di una fotografia che in fondo diventa quasi un atto d'amore per la realtà piace molto. Per questo mi sono annotato quest'altro appunto su una realtà che desidera un per sempre, cioè quindi anche qui una sorta di dimensione di infinito, però spostato nel tempo, dove l'attimo non è l'istante fuggitivo che si esaurisce nell'emozione del momento, ma l'attenzione ad una storia e la costruzione di un ritorno e di un permanere. Cioè, è interessante questa cosa anche sul piano affettivo, perché in un'epoca di consumo in cui si vive di emozioni, il massimo di una durata delle emozioni potrebbe diventare 6 mesi, poi basta. L'idea di un amore profondo che invece vuole un ancora, un per sempre, è davvero un'altra dimensione. E così ci godiamo qualche immagine di Agé, perché è davvero per me un grandissimo. Agé morirà quasi sconosciuto nel 27, e poi vi aggiungerò magari qualche altra nota, dopo aver fotografato strade di Parigi, oggetti interni, la targa sull'esterno del suo studio più o meno recitava così: Eugène Agé, autore editore di una raccolta fotografica della vecchia Parigi, monumenti e aspetti. In effetti vendeva lastre a personaggi come Toulouse-Lautrec, Utrillo, Man Ray, che andavano da lui a comprare queste immagini, e anzi, soprattutto i surrealisti lo ritennero un po' un fotografo che in qualche modo poteva essere uno dei loro. La foto che state vedendo, come quella precedente, ha un curioso gioco. All'interno dello specchio che copre il camino, siamo nell'ambasciata d'Austria, c'è riflesso l'attrezzatura del fotografo. È una sua presa di coscienza dell'esserci. L'avesse fatto una volta, un caso. Ma questa cosa l'ha ripetuta più volte, e su questo andremo a vedere, perché poi andremo a beccare qualcuno che si chiama Ugo Mulas, che su questa cosa ha continuato il percorso. Un altro specchio, un altro camino, e ancora una volta quasi la firma, la presenza in un angolo del fotografo, o meglio della sua macchina. E poi una serie di esplorazioni nelle strade di Parigi. Siamo nel Novecento. Oh, non vi ho detto che Agé, al contrario delle piccole Kodak Brownie, leggere, veloci, si compra un'attrezzatura usata per lastre di vetro 18x24. Voi vi immaginate girare per Parigi con almeno 20 kg di attrezzatura? E per fare questa cosa, Agé si alzava al mattino presto, per avere le strade quasi deserte. Fantastico.
e va a fotografare quelle zone di Parigi che stavano per essere cambiate dai grandi sventramenti, la costruzione dei moderni boulevard. Realizza questa enorme documentazione che rischia di sparire alla sua morte. Perché? Perché è quasi sconosciuto dopo aver venduto agli artisti un po' il comune di Parigi. E poi, per fortuna, c'è una giovane fotografa americana arrivata in quegli anni a Parigi che in qualche modo se ne prende cura, acquista qualche centinaio di lastre, le porta a New York e gli fa fare una grande mostra. Lui è già scomparso, ma tutti riconoscono nelle sue immagini un genio. Da lì in poi Agé diventa davvero un punto di riferimento. In una Parigi della Belle Époque, dove il giovane Lartigue fotografa le attrici in passeggiata sugli Champs-Élysées, Agé fotografa le vetrine, i manichini, le persone che si riflettono. E io vedo in questo il lavoro di chi, in un transito nel mondo del teatro, avendo capito bene che cos'è una maschera, che cos'è recitare una parte, sa togliere a Parigi una maschera per vederne in profondità l'essenza. Incredibile. Questa è una delle strade da cui tra l'altro capiamo il tempo lungo di esposizione, perché vediamo le persone in primo piano essere quasi dei fantasmi, perché evidentemente il tempo di posa utilizzato è sufficientemente lungo perché l'architettura venga perfettamente, ma non così le persone. Devo dire che su questa, e vi confesso è l'unica concessione che mi sono dato su questo fronte, mi sono permesso di andare a fare come dire, una piccola ricerca utilizzando Google Street View per vedere che cos'è oggi questa strada, ma semplicemente perché volevo capire insieme a voi anche cosa volesse dire lasciare una memoria e che cos'è lo sguardo di un uomo rispetto a quello di un rilievo fatto dalla macchina di Google Street View. Poi su questo bisognerebbe aprire un dibattito che ci porterebbe lontano. Un paio di ultime note su Agé e l'infinito, forse. Sicuramente per me le immagini sono sempre un mondo molto vicino a quello della musica. E per Agé sicuramente la composizione è un elemento fondamentale della fotografia. Le sue immagini sono costruite con un'attenzione. E non è solo l'aspetto poetico del contenuto, ma anche un'attenzione alla costruzione formale dell'immagine. Agé si è dedicato poi molto anche a fotografie nei parchi, qualcosa a Versailles, e nei parchi si ha questa sensazione anche di dialogo tra il mondo della natura e il mondo del costruito umano, dove non appena l'umano per qualche motivo si ferma o si apparta, la natura pian piano rientra. Un altro aspetto importante, sempre del prendersi cura della propria presenza e dell'esserci, è questa immagine che dentro ha in piccolino l'immagine nell'immagine. Il quadro dipinto che ci mostra lo stesso soggetto. Non vi faccio la nota tecnica sulla parte sopra perché quella riguarda un po' il fatto scusatemi, vi prego di spegnere il microfono, grazie. Allora. Non so, si aspetta. Danchi, Albino, ti tiro le Niente, orecchie. spento. Arrivo. Allora, ripartiamo da qua. La riflessione che Agé aveva intuito essere necessaria sulla presenza del fotografo nel suo stesso ruolo e modus operandi diventa il punto di partenza per un lavoro, ci spostiamo di quasi 50 anni, un lavoro, dicevo, che svolgerà l'italiano Ugo Mulas, in particolare con una verifica
e che fa parte di tutta una serie di verifiche che sono un'operazione che lui va a fare in pratica alla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70. Ho messo dei testi di Ugo Mulas, qualcosa andrò a leggervelo, magari non tutto per non infierire sulla vostra pazienza, ma è necessario per capire questo percorso. Dicevo, siamo collocati intorno all'inizio degli anni 70. Mulas diventa fotografo dopo aver fatto qualche anno iscritto a legge, alla facoltà di legge a Milano, ma già verso il terzo anno frequentava più il bar Giamaica a Brera che non la facoltà di giurisprudenza. Ora, per lui diventava necessario anche trovare un lavoro per poter campare, ed è così con una macchina fotografica prestata che comincia a fare i primi scatti, e in particolare agli artisti. Questa diventerà la sua vita. Dopo tanti anni, quando purtroppo gli dicono che è malato di cancro e che quindi tutto quello che ha fatto fino a quel momento dovrà cambiare la sua vita, dovendosi fermare, studiare, leggere, cioè, o meglio, dovendosi curare, ne approfitta per studiare e leggere. E quindi riguarda tutto il suo percorso per capire che cos'è la fotografia. In fondo lui ha fatto il fotografo per 20 anni, ma non ci ha mai pensato, non c'era tempo, era sempre a fare foto. Cioè, e così fa questa serie delle verifiche. Ho chiamato questa serie di foto verifiche, scrive Mulas, perché il loro scopo era quello di farmi toccare con mano il senso delle operazioni che per anni ho compiuto 100 volte al giorno, senza mai fermarmi una volta e considerarle in se stesse, sganciate dal loro aspetto utilitaristico. La prima di queste foto è quella che è dedicato a Niepce, del quale ci rimane una sola sbiadita immagine, una foto fatta dalla finestra della sua casa a Grasse. Sono passati da quel giorno circa 150 anni. Oggi siamo alle soglie dei 200 anni. Ma quel tempo per un fotografo è già mitico, figuratevi visto oggi, visto che siamo passati nel digitale, che è cambiato tutto. E quindi un tempo si parlava di foto fatte dal sole, di oggetti naturali che si delineano da sé senza l'aiuto da parte della matita dell'artista. Un tempo in cui lo scienziato praticamente particolarmente fantasioso e privo di fiducia nell'abilità della propria mano si convince che deve esistere un mezzo più efficace della matita, infedele, per catturare queste immagini fugaci, e lo trova. E un altro scienziato, presentando l'invenzione di Daguerre, può dire che nella camera oscura le immagini creano se stesse. Sulla camera oscura qualche giorno torneremo per poterne, come dire, per poterne approfittare sulle varie riflessioni. Poi Mulas continua questo suo percorso di riflessione, magari solo qualche frase, cioè il fatto che il fotografo, secondo Mulas, più che l'attimo privilegiato che ai suoi tempi sembrava essere l'operazione più importante in quell'epoca con Henri Cartier-Bresson, secondo Mulas deve identificare una propria realtà, dopodiché tutti gli attimi più o meno si equivalgono. Va bene, andiamo un pochino più avanti. Parla di immagini che creano se stesse, e una volta identificata la realtà, il fotografo in fondo si riduce a un operatore. Inquadratura, messa a fuoco, scelta del tempo di posa e via, clic. E qui l'apparecchio registra tutto quello che si era davanti. Al fotografo, dunque, il compito di individuare una sua realtà. Alla macchina, quello di registrarla nella sua totalità. Due operazioni strettamente connesse, ma anche distinte, che curiosamente richiamano nella pratica certe operazioni messe a punto da alcuni artisti negli anni 20. Penso ai Ready Made di Marcel Duchamp, e a certi oggetti di Man Ray, dove l'intervento dell'artista era del tutto irrilevante sotto l'aspetto operativo, consistendo nell'individuazione concettuale di una realtà già materializzata che bastava indicare perché prendesse a vivere una dimensione altra, i famosi ready-made. Così che l'oggetto,
fino a quel punto identico a mille altri, cominciava a inserirsi in una sfera ideale, sganciata per sempre dal mondo inerte delle cose. È un po' il percorso che va a fare proprio Hugo Mures con le sue verifiche. Il riferimento a Duchamp è molto importante e lui lo riprende citando il famoso rinatorio firmato Richard Muth, che viene inviato da Marcel Duchamp, dove Duchamp stesso sottolinea che non ha nessuna importanza che Muth abbia fabbricato la fontana con le proprie mani oppure no, ma egli l'ha scelta e ha preso un elemento comune dell'esistenza e l'ha disposto in modo che il significato utilitario scompare sotto un nuovo titolo e un nuovo punto di vista. Egli ha creato un nuovo pensiero per tale oggetto. La sottolineazione di Hugo Mules è dedicata al fatto che in fondo non è così lontano il lavorare del fotografo, perché anche il fotografo identifica qualche cosa, un piccolo spazio-tempo, che poi va a ricollocare altrove. In effetti la prima verifica, io mi fermerò a giusto due o tre verifiche, è proprio dedicata al primo scopritore, Niepce, un'immagine intitolata, o meglio, sottointitolata 36 occasioni perdute, perché ci mostra un rulino provinato a contatto, dove l'unica traccia della sensibilità alla luce è data dalla coda della pellicola. Quello che di solito i fotografi buttavano via, ma che qui è l'unica testimonianza che abbiamo di queste 36 occasioni perdute, ma in fondo della scoperta di un materiale sensibile alla luce. La seconda importantissima verifica è dedicata a un fotografo americano che si chiama Lee Friedlander. Perché? E qui ci ricolleghiamo al lavoro di Agé, dove lui si riprende o riprende la sua macchina. È un discorso sul linguaggio che poi compiremo di nuovo tornando al cielo, eh? E cioè, il fotografo è presente, si vede riflesso nel piccolo specchio. Si vede la sua ombra, eppure non si vede il suo volto. Tra il fotografo e la realtà, in mezzo, c'è sempre la macchina. La fotocamera è come un diaframma che nello stesso tempo separa e unisce, è in mezzo. Cioè, proprio mentre il fotografo partecipa alla realtà, però nello stesso tempo in qualche modo ne è escluso. Una riflessione, tra l'altro, che gli viene dall'aver letto testi di Merleau-Ponty e altri, proprio sul rapporto tra il fotografo e la realtà. Questo per riprendere il discorso di Agé. In realtà ci sono altre due verifiche importanti, una sul tempo e in questo caso la fotografia è scattata a Roma in occasione di una mostra di un altro artista che si chiama Kunellis, intitolata La vitalità del negativo, in cui, nella mostra di Kunellis, un pianista eseguiva due volte al giorno un brano del Nabucco di Verdi che si ripeteva, modificato, che si ripeteva in modo continuo. Mulas, che aveva visto questa cosa, torna e mettendosi nell'angolo opposto della stanza, della sala, con un cavalletto, un grandangolo, fotografa la scena per 36 volte, 36 perché sono il numero di foto che stava sul rullino. Il risultato è questa serie che state vedendo, in cui le foto sembrano tutte uguali. Il movimento delle mani sul pianoforte non si vedono nemmeno. L'occasione è per riflettere sul tempo, perché il cinema è un'altra storia. Nel cinema entriamo in una sala, entriamo in una storia, in un tempo che ci racconta un'avventura. Ma non possiamo fermarlo, se no non sarebbe più cinema. La fotografia permane, è lì. E in questo c'è una differenza rispetto a tutti gli altri media. Posso stare davanti a una foto tutto il tempo che voglio. E quindi è uno dei motivi per cui la foto non morirà mai. Cioè, qualcuno forse immaginava la scomparsa, e invece no. Forse oggi bisogna riparlarne a livello di supporto, col fatto che diventando virtuale sembra quasi qualcosa costretta a sparire non appena noi spegniamo il device. E questa è una bella questione. E poi c'è un'ulteriore verifica, che è quella su cui ci riagganciamo al cielo, che Mulas dedica all'ingrandimento. Già, l'ingrandimento.
In realtà sono tre stampe, la prima con un provino a contatto, la seconda con una stampa in dimensioni normali, le verifiche erano grosso modo in un formato 50-60. La terza è l'ingrandimento esasperato di un piccolo dettaglio che diventa a questo punto un, come scrive Mulas, muro di sali d'argento. Come se il tentativo, in questo caso mi viene da dire quasi disperato, di appropriarsi di una realtà alla fine si infranga contro i limiti della parola, i limiti dell'aspetto fisico dell'immagine. Tanto più ti avvicini, tanto più pensi di poter raccontare meglio quella cosa, di descriverla ancora di più, e ti accorgi che viceversa questa cosa ti sfugge. D'altra parte, pensatelo per le parole, non è che se io seziono la parola cane trovo l'animale. La parola cane sono quattro lettere, qualche cosa, una vibrazione nell'aria che noi riusciamo a capire solo perché ne, come dire, comprendiamo il significato attraverso un'interpretazione. Mulas dice questa cosa dell'ingrandimento, quindi, che l'ingrandire un'immagine ne può variare il senso. Sembra però quasi una sconfitta. Io adesso vi ho già detto le cose, quindi non sto a leggervi il testo. Però la riflessione ulteriore è questo. Quindi l'ingrandimento, il tentativo di afferrare, di possedere la realtà, si rivela fallimentare. Anzi, appunto, tanto più cerchi di avvicinarti o di ingrandire, e tanto più proprio ciò che cercavi di afferrare ti sfugge. Il cielo si trasforma in un muro. La stampa in un insieme di sali d'argento. Quindi il linguaggio può solo tradire. Ecco, forse viceversa bisogna ripartire in questo momento e iniziare di nuovo il cammino con la coscienza che l'infinito di un mare non potrà mai stare in un piccolo recipiente. Ma se l'immagine, come il linguaggio, può essere utilizzata cosciente del suo essere un piccolo strumento, allora si potrà capire che l'immagine è traduzione. La distanza non può sparire, però può essere colmata dall'interpretazione. È un bel concetto. Se l'infinito terrificante della medusa non consente di essere guardato, se il suo sguardo non può essere sostenuto senza esserne pietrificati, annichiliti, ecco che forse l'immagine di un singolo frammento, come la parola, consentono di avvicinare il mostro, come Perseo la medusa. L'immagine come uno specchio, un frammento, una parte, che presa con coscienza, diviene strumento per un comprendere e avvicinare l'impossibile, l'indicibile. Bel concetto. Bene. Uno dei fotografi che si avvicina, secondo me, dopo Mulas, si avventura di più in questo viaggio nuovo, si chiama Luigi Ghirri. Luigi Ghirri, che io ho avuto la fortuna di conoscere e di avere come compagno nelle prime mostre, era un personaggio capace di avere uno sguardo che sa stupirsi del mondo che lo circonda e ancor più della magia delle immagini. In effetti, tutti i primi lavori degli anni 70 e 80 praticamente sono quasi un'indagine condotti dopo le grandi verifiche di Hugo Mulas cercando di scoprire il mistero che si nasconde in questa distanza tra immagini e realtà. Convinto, come scrisse e che addirittura divenne il titolo di un suo libro, niente di antico è sotto il sole. Perché? Perché la, come dire, frase variata di una frase dell'Ecclesiastico, dove appunto la frase del, entrata anche nel linguaggio comune, è niente di nuovo sotto il sole. Bene, lui la volge al contrario per dire che viceversa tutto è nuovo sotto il sole. In effetti, per dirvi, ogni, come dire, fotografia è una capacità di meravigliarsi per tutto ciò che è possibile raccontare con un'immagine. Quindi una scoperta e nello stesso tempo qualcosa che ha a che fare con la memoria, altra bella questione.
La sua scelta, stilisticamente parlando, è quella della semplicità. Su questa cosa, anche su questa, torniamo poi alla fine. È il soggetto che viene lasciato parlare, non è una cosa semplice, e a chi guarda viene affidato il compito di ritrovarsi, di compiere e chiudere il cerchio di uno sguardo che interpreta. L'immagine è al centro di una ricerca che scopre la traduzione attraverso giochi di scala e livelli di complessità via via più grandi. Grande Luigi Ghirri. Di Luigi Ghirri ho riportato la copertina, credo che sia proprio il suo primo libro, che si chiama Kodachrome, e un breve testo, perché è così bello, soprattutto per quanto riguarda anche il concetto di infinito, che volevo proporvi anche questo. Scrive Ghirri, questa cosa Ghirri la scrive nel 78. Nel 1969 viene pubblicata da tutti i giornali la fotografia scattata dalla navicella spaziale in viaggio per la Luna. Era la prima fotografia del mondo, ovviamente scattata dagli astronauti in viaggio. L'immagine, rincorsa per secoli dall'uomo, si presentava al nostro sguardo contenendo contemporaneamente tutte le immagini precedenti, incomplete, tutti i libri scritti, tutti i segni decifrati e non. Non era soltanto l'immagine del mondo, ma l'immagine che conteneva tutte le immagini del mondo. Graffiti, affreschi, dipinti, stampe, scritture, fotografie, libri, film. Contemporaneamente la rappresentazione del mondo e tutte le rappresentazioni del mondo in piccolissimo, da lontano, tutto dentro lì. Eppure questo sguardo totale, questo ridescrivere tutto, annullava ancora una volta la possibilità di tradurre il geroglifico totale. Il potere di contenere tutto spariva davanti all'impossibilità di vedere tutto in una volta sola. L'evento e la sua rappresentazione, vedere ed essere contenuti, si ripresentava di nuovo all'uomo come non sufficiente per sciogliere gli interrogativi di sempre. Questa possibilità di duplicazione totale lasciava però intravedere la possibilità di decifrazione del geroglifico. Avevamo i due poli del dubbio e del mistero secolare, e l'immagine dell'atomo, dall'immagine dell'atomo, e l'immagine del mondo, finalmente una di fronte all'altra. Lo spazio fra infinitamente piccolo e infinitamente grande era riempito dall'infinitamente complesso: l'uomo, la sua vita, la natura. Ecco, l'esigenza di un'informazione o conoscenza nasce dunque tra questi due estremi, oscillando dal microscopio al telescopio per poter tradurre e interpretare il reale o geroglifico. Grande Luigi Ghirri. Tra il microscopio e il telescopio, tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Due immagini da Kodachrome per giusto ritrovarci nel cielo. 1976. Entriamo nel mondo a colori, ma con questa coscienza dell'immagine nel mondo reale, di uno spazio che viene rappresentato, abbiamo un'altra genialissima immagine di Ghirri. Bisognerebbe dedicarci tanto tempo, ma la riflessione è legata al fatto che in quegli anni lì, purtroppo, in Italia era stato pubblicato un testo di Roland Barthes, geniale per altre cose, ma su altre assolutamente discutibile, perché parlava della fotografia come linguaggio senza codice. Non è così. La fotografia ha un codice ben preciso e quindi occorre conoscerlo per poterla e saperla utilizzare. Un bellissimo manifesto, un mare che si perde verso l'orizzonte, ma che capiamo immediatamente essere un manifesto con tanto di timbro a fissioni, un'immagine che io amo particolarmente. Ecco, il racconto del reale che fa Luigi Ghirri si articola nel tempo sempre più in sequenze, e anche questa è una cosa importante da capire, dove ogni immagine, come una parola, si accosta all'altra acquisendo un valore sempre nuovo e diverso, a seconda delle diverse composizioni e delle diverse sequenze, come del resto le note in un brano musicale.
Ghirri farà una serie di sequenze, poi diventeranno mostre. I titoli più importanti sono Code, Croncolazione sull'erba, Chilometro 0250, Atlante, Infinito, Identikit e via via via. Noi andremo a vederne un paio, molto tranquillamente. La prima non poteva che essere Infinito. Però Ghirri si rende conto anche qui dell'impossibilità di arrivare a una, come dire, definizione dell'infinito. D'altronde già noi stiamo, come dire, attraversando una sorta di ossimoro. Se è infinito, come facciamo a parlarne? È una contraddizione in termini. Allora, sono 365 fotografie scattate nel 1974 al cielo. L'ordine in realtà non è nemmeno cronologico, sembrano quasi sfumature di colore. Sono praticamente la descrizione di un anno, il racconto di un anno. Ghirri, quando presenta questa cosa, lo fa esattamente ponendo nel testo del titolo anche il simbolo che si trova sugli obiettivi che avete visto all'inizio, della lezione, sull'obiettivo di una fotocamera. Quel simbolo che sta ad identificare la messa a fuoco su infinito. Dopodiché vi porto dentro l'Atlante, perché secondo me è un altro viaggio fantastico. Allora, Ghirri prende un Atlante, in particolare l'Atlante di quella che era allora la sua bambina, sua figlia, lo apre e comincia a fotografarlo. Quasi una sorta di blow-up. Entra dentro le immagini dell'Atlante, che in fondo è un altro ossimoro, cioè nel senso che è il mondo intero. Sì, ma è il mondo intero tradotto in segni. È il luogo di tutti i viaggi possibili. La cosa fantastica è che ci sono, secondo me, più livelli di lettura. Uno è quello di un'operazione che per certi versi può richiamare altre della pop art americana, che ne so. Rauschenberg, quel fumetto, oppure un altro livello che ci porta nell'analisi del segno. Anzi, Ghirri lo fa così tanto che arrivando alla macro, come dire, arriva al retino di stampa, il segno del segno, cioè proprio alla radice, come dire, una piccola macchiolina di inchiostro che sta a rappresentare un pezzo del deserto con una traccia di meridiani o paralleli. Dei segni che appunto noi riconosciamo per convenzione. Eppure, secondo me, proprio lì non finisce tutto, ma l'Atlante rimane il luogo dei sogni, il luogo di tutti i viaggi possibili. L'Atlante, la negazione dei luoghi reali, eppure la sintesi di tutti i luoghi diviene esso stesso luogo. Blow up che giunge al segno grafico, il retino di stampa, che costituisce le immagini, eppure ecco che nuovamente il linguaggio ritorna nella sua funzione simbolica e ci proietta nel più fantasioso dei fantastico dei viaggi. Guarda caso come la siepe di Leopardi, secondo me, perché è proprio la siepe, l'ostacolo, il luogo, come dire, quell'ostacolo che non ti permette di vedere al di là, ma che proprio per questo ti fai immaginare che cosa ci può essere oltre. Per questo ho messo anche quest'altra immagine da una sequenza che si intitola Il Paese dei Balocchi e che anche questa amo molto, proprio perché è come se similmente a questi lavori di Ghirri ci sia come dire, ci sia un livello di percezione che è quello della favola, del sogno, eppure uno sportello aperto ti fa entrare anche in ciò che sì, che c'è al di là, oltre, nascosto dietro. Ancora un paio di scatti di Luigi Ghirri, da questa volta Il profilo delle nuvole, libro fantastico che se mai avrete occasione di trovare non lasciatevelo scappare,
scritto con l'accompagnamento di Gianni Celati per la parte dei testi, veramente straordinario. Secondo me, forse la più bella raccolta di immagini sul paesaggio realizzato tra gli anni 80 e 90. 85-89, su qualcosa del genere, torniamo alla fine. Ecco, c'è un altro personaggio, secondo me, importantissimo, per un discorso sull'infinito che a me piace, come dire, coinvolgere. Si chiama Giovanni Chiaramonte. Rappresenta, come dire, le immagini di Giovanni Chiaramonte rappresentano bene la coscienza di un oltre, fatto di frammenti nello spazio e nel tempo che indicano questa dimensione. Giovanni Chiaramonte, l'ho conosciuto negli anni 70, è forse uno dei, come dire, delle persone che mi hanno tracciato una strada, indicato un percorso, segnandomi il destino e dicendomi all'alba appunto del mio ingresso nel mondo della fotografia, ma leggiti le verifiche di Ugo Mulas, accidenti. Che cosa non è stato leggere le verifiche di Ugo Mulas? Ha voluto dire per me all'epoca fermarmi quasi un anno e dire ma che cosa sto facendo? Per voler capire di più cosa vuol dire fare una fotografia. Bene, Chiaramonte ha fatto tanti lavori, ha fondato una casa editrice con Luigi Ghirri, la Punto e Virgola, ha editato un sacco di libri anche di altri fotografi, ha curato mostre, compresa per esempio una di Wim Wenders che poi portò al libro scritto nel West e altre cose, come dire, così importanti. Bene, il suo ultimo lavoro si intitola Salvare l'ora. Secondo me è bellissimo, vi mostrerò alcune immagini di questo, perché c'è un'idea di attenzione ad alcuni momenti cosiddetti comuni, ma così comuni da essere banali, ma con la capacità di attraversarli. Ho scritto che non sono casuali i suoi attraversamenti nel campo della cultura visiva. Basti citare anche solo alcuni autori che vanno da Andrei Tarkovsky a Wim Wenders, che ho appena citato prima. Ho sentito la necessità anche di riprendere un piccolo testo di Thomas Eliot che già vi avevo citato prima di vedere le immagini di Eugène Auger. È famosissimo, è tratto dai quattro quartetti, ma è questa cosa, questa riflessione sul tempo che è un po' anche tutto il lavoro di Marcel Proust. In particolare con l'ultimo dei testi della Recherche, che è Il tempo ritrovato. In questo caso, Eliot, in questo inizio folgorante, scrive così: il tempo presente e il tempo passato sono forse presenti entrambi nel tempo futuro, e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato. Se tutto il tempo è eternamente presente, il tempo, tutto il tempo è irredimibile. Ciò che poteva essere è un'astrazione, che resta una possibilità perpetua solo nel modo dell'ipotesi. Ciò che poteva essere e ciò che è stato tendono a un solo fine, che è sempre presente. E poi passi echeggiano nella memoria, lungo il corridoio che non prendemmo, verso la porta che non aprimmo mai, sul giardino delle rose. Questo tempo presente, fatto di istanti, la capacità di cogliere il presente è sicuramente la chiave di volta. Ecco, questa è una piccola parte della copertina di Salvare l'ora. Nel libro si trovano anche una serie di piccoli versi scritti da Umberto Fiori, che da tempo collabora con Giovanni Chiaramonte. Ne ho presi due, proprio per il loro nesso con il tema dell'infinito. Confina in noi l'universo tra il nulla e l'infinito. Altro piccolo scritto, lo sguardo chiama, l'infinito ci ascolta e si fa trovare.
Mi permetto anche di leggervi il brevissimo testo che Chiaramonte ha scritto per questa serie. In realtà nel libro arriva alla fine, dopo, ma io ve lo leggo prima per riuscire forse a afferrare ancora meglio queste poche immagini che seguono. Scrive Giovanni Chiaramonte: nel cerchio immaginario che gli occhi tracciano quando lo sguardo compie un giro d'orizzonte per osservare la realtà del mondo attorno a noi, la luce radente dell'alba o del tramonto, come i bassi raggi del sole d'inverno, originano spesso apparizioni improvvise, uniche e irripetibili. Possono essere libri e vasi dimenticati nell'angolo di una stanza, sassi e muschi di un sottobosco, arborescente sulla riva di un fiume, oppure petali di fiori sparsi dal vento per strada, e frammenti di architetture in cimiteri abbandonati. Nell'istante di questa illuminazione, ogni cosa non sembra più avere un aspetto inanimato, ma assume una consistenza viva che si rivolge verso ognuno di noi. Ciò che un attimo prima giaceva inerte, non visto, nell'indifferenza superficiale dello sfondo, appare improvvisamente dotato di un'identità propria, irradiando una forma che attrae e consola lo sguardo per la propria presenza. Attraverso la rivelazione di questa forma, l'esterno del mondo attorno a noi ci accoglie come in una dimora e nello sguardo che lo coglie illumina la profondità del cuore, aprendo finalmente la porta ancora sbarrata del nostro mondo interiore. Inkscape è il nome che il poeta inglese Gerald Manley Hopkins ha dato a questa dimensione della forma e della visione che ha sempre sostenuto il mio vivere, soprattutto nei momenti bui dell'esistenza. Gli haiku e le immagini di salvare l'ora nascono da due periodi di malattie apparentemente senza speranza. Si pongono come tracce leggere della presenza divina nascosta all'interno di ogni forma e figura che splende nel mondo. Quando ho preparato questa conferenza, ho preparato le immagini. Le ho scelte, le ho messe, le tolte. Poi le avevo ingrandite per poterle, come dire, presentare a schermo intero. Poi ho rifatto tutto, le ho tolte e le ho rimesse piccole, per un motivo molto semplice, che nel libro compaiono piccole. Nella mostra che Giovanni ha fatto erano piccole, perché nascono come delle Polaroid. E quindi volevo lasciare il senso che ha questa scelta che Giovanni Chiaramonte aveva, come dire, adottato, ritornando a farvele vedere più piccole, con quel piccolo bordino bianco che in fondo ne caratterizza un po', l'impaginazione e che fa percepire esattamente l'immagine essere stata scattata con questo strano strumento, un po' gioco, un po' miracolo, che è una macchina a sviluppo istantaneo, una Polaroid. Questa è dedicata a Luigi Ghirri. Giovanni Chiaramonte era stato diagnosticato un tumore osseo con possibilità di uscirne pochissimi. E quindi queste immagini nascono davvero in un periodo difficile della vita, eppure sono incredibili. Anche questa io la percepisco almeno in parte come una dedica di nuovo anche a Luigi Ghirri. Luigi Ghirri se n'è andato, ahimè, in un giorno di San Valentino dell'inizio degli anni 90. Ha neanche 50 anni, cioè assolutamente, assolutamente fuori tempo. E Ghirri aveva fatto una sequenza intitolata Identikit,
nella quale aveva fotografato la propria libreria, il proprio studio, pensando all'idea di una serie di immagini che, nell'insieme, avrebbero in fondo descritto il suo volto, inteso come il profilo culturale, i dischi, i libri letti, l'insieme di una storia, intitolandola appunto Identikit perché è la somma progressiva di tanti elementi che va a formare il volto della persona che si vuole cercare. Ecco, questa è sicuramente un'immagine, per chi lo conosce, il lavoro di Ghirri, molto molto simile. Al centro un Galileo, a sinistra Savastin-Dir, un'immagine della Sacra Sindone. Lo sguardo di Chiaramonte, che è forse il fotografo più profondo e colto che io abbia avuto occasione di conoscere, che in questo colpo d'occhio sovrappone un'icona dell'occhio, quell'occhio delle divinità antiche dal mondo degli Egizi fino a quello che si ritrova perfino sulle barche di Malta e sullo sfondo la Medusa di Caravaggio. Giovanni Chiaramonte non fa quasi mai nulla per caso e anche quando fa una cosa per caso non è un caso, se, cioè piuttosto è il caso di scomodare Freud, ma non è mai un caso. Berlino, altro luogo frequentato da Giovanni Chiaramonte. Nei suoi lavori la colonna è con uno dei tanti simboli ricorrenti. Mi ricordo che appunto fine anni 70 mi disse: devi assolutamente leggere questo libro, La colonna, il fondamento della verità di Pavel Floreschi. Io andai a cercare questo libro, un tomo alto così, cioè devo. Meraviglioso. Non sono mai riuscito. Cioè, ho letto dopo un po' sì, ciao, come i migliori studenti. Cioè, non ce la farò mai. Cioè. E questa è l'ultima di questo libro di Giovanni Chiaramonte, intitolato Sole Nero. È una sorta di effetto di solarizzazione che fa un punto di luce troppo forte, così troppo forte che nel sistema della fotografia analogica, quella fatta con i sali d'argento, la luce in una quantità esagerata provoca esattamente l'inversione, per cui invece di rimanere alla fine esageratamente bianca diventa assolutamente il centro nero. Bene, in fondo avremmo potuto finire qui. Un bel viaggio, una serie di fotografi. Però purtroppo l'incontro con un professore di matematica, che si chiama Matteo, mi ha anche un po' provocato dicendo: ma perché non ci racconti anche questa roba qui, eccetera. E allora ho fatto un po' questo tentativo di mettere insieme un ultimo pezzo che collega questo sguardo, questo viaggio nel mondo dello sguardo, tra un infinito nello spazio e un altro nel tempo, con un altro personaggio per me molto importante. Mi viene quasi difficile, anzi, mi viene difficile parlarne perché è anche un pezzo di storia vissuta. Chi è William Condon? Personaggio che pochi conoscono. Perché? Perché a un certo punto della sua vita è uscito da quelli che sono i percorsi delle gallerie d'arte, come dire, i mondi del business dell'arte, e quindi in due note cerco di raccontarvelo. William Condon nasce in America, a Providence, la notte del 15 aprile del 1912. Che caso? La notte in cui affonda il Titanic. Un po' un caso che, come lui ebbe modo di raccontare, fece vedere in lui a una grande collezionista che poi divenne anche un'amica, un po' la reincarnazione del padre. Allora, stiamo parlando di questo grande evento che è l'affondamento del Titanic,
sul Titanic c'era il padre di Peggy Guggenheim, famosissimo collezionista. Peggy Guggenheim ha sempre pensato che in fondo Condon potesse essere la reincarnazione del padre. Durante la guerra, il giovane William Condon si arruola volontario nella Croce Rossa e con la Croce Rossa, tra gli altri percorsi, attraversa l'Italia, passa dal centro Italia, la visita vedendo Lucca di notte, appena liberata dagli americani, e via via risale fino ai campi di concentramento, come quello di Bergen-Belsen. Il suo aver fatto un percorso e una formazione artistica lo porta a fare ogni tanto disegni, come quelli di Bergen-Belsen, di cui uno in particolare, che io credo che chi l'ha visto non riesca a scordare, che si chiama Morgenthau, cioè Morta domani, di una donna liberata dagli alleati, ma a un tale stato di come dire, provazione del fisico, che morirà dopo la subito dopo la liberazione, che viene ritratta e che, come dire, viene in qualche modo con questo gesto, chissà, non certo salvata nel corpo, ma forse salvata in qualche modo in immagine, e sicuramente questo disegno, questo modus operandi di Condon ci fa capire che forse il disegno può salvare, non fosse altro che l'autore stesso del disegno, che smarrito di fronte al male non sa cosa pensare, non può che pensare la tragedia. Forse anche in questo momento di vertice dell'inferi, l'immagine cerca una via di riscatto, cerca una via di senso, di significato. Io ho appuntato in questi momenti di tragedia il fare immagine, disegni, diventa la possibilità di sublimare, di trasformare persino la morte in una dimensione diversa. Più avanti, negli anni successivi, William Condon entra a far parte dell'importante gruppo di artisti che orbitano attorno alla galleria d'arte di Betty Parsons. Siamo a New York, siamo nei momenti più importanti di quella che viene definita l'action painting. Ci troviamo personaggi come Pollock, Rothko, ma anche Barnett Newman o Rauschenberg, in realtà sono molti di più, io ne ho messi solo alcuni. Ma è un momento tanto importante quanto rischioso. Inutile dirvi che all'epoca, come peraltro nel mondo della storia dell'arte e come dire, della letteratura, della pittura, della musica, quanti geni sono morti suicidi? Mark Rothko muore suicida, De Staël muore suicida, ma quanti potremmo metterne? Sicuramente William Condon a un certo punto sente il bisogno di fuggire da New York. Viaggia un po' per tutto il mondo, finché negli anni 50, transitando dall'Italia di nuovo, si ferma ad Assisi. Avrà per un certo periodo di tempo uno studio in Assisi, dove un anno dopo decide di convertirsi al cristianesimo. Poi si sposterà. Avrà uno studio a Venezia, poi uno a Milano, che brutto posto, altri viaggi per il mondo, finché negli ultimi anni si stabilisce in una cascina denominata Cascinazza, abitata da monaci benedettini, immersa nei campi tra le risaie, i campi di grano turco, tra Milano e Pavia. Io l'ho incontrato nel 1980 e sarebbe fantastico anche potervi raccontare come, ma diventerebbe lunga la cosa. Quegli incontri casuali, apparentemente come incontrare uno per strada, non è andata proprio così, ma poi però ci si rivede e
poi, come dire, ci si scopre. In realtà avevamo entrambi una mostra a Rimini nel 1980, era il primo anno del meeting a Rimini, e io avevo una mostra nel centro di Rimini fatta con Giovanni Chiaramonte e Luigi Ghirri. Oh, che combinazione! William Condon aveva una grande mostra nel padiglione Fiera, e così una sera con amici io visito la mostra di questo pittore di cui io avevo già letto dei libri, che conoscevo e mi piaceva molto, e gli amici mi punzecchiavano per cercare di farmi, come dire, fare delle osservazioni. Io a seconda dei dipinti aggiungevo qualcosa, cercavo di fornire la mia interpretazione, e noto che in fondo, dietro, a un certo punto comincia a seguirci un signore un po' più anziano, e alla fine del nostro giro mi si avvicina questo signore e dice: ma tu chi sei? Scusa, no, chi sei tu? E questo signore si chiamava Paolo Mangini ed era la persona che da alcuni anni, praticamente da Assisi in poi, ha accompagnato la vita di Bill, di William Condon, che da questo punto in poi chiamerò Bill. E mi dice: no, ma tu devi assolutamente incontrare Bill. Cioè, va bene. Per cui ci si incontra un giorno dopo, ma ci si incontra con altre 10 persone, si va a pranzo insieme, e Bill, che viaggiava sempre con un taccuino su cui disegnava, prendeva appunti, scriveva moltissimo Condon, e compito, intanto che aspettiamo il primo, quello che è il secondo, compito a tutti: disegnate una attraversata del Mar Rosso. Ognuno fa il suo disegno, il suo schizzo, io mi ci metto e poi ci si saluta, addio, ciao. Il giorno dopo torna a cercarmi questo signore e mi dice: questo disegno l'hai fatto tu? Sì. Ha detto Bill che ti vuole assolutamente conoscere. Allora, tutto inizia da lì, cioè, perché il vedersi poi, cominciare a parlare, frequentarsi, ha voluto dire che negli anni a seguire io quasi settimanalmente andassi in queste campagne per camminare insieme in mezzo tra appunto una risaia e un campo, a volte senza dirsi assolutamente nulla, camminando insieme per poi mangiare nelle trattorie dove andavano i camionisti, e poi trovare il tempo perché lui potesse dipingere e io magari tornare a fare delle foto. Ma cosa volesse dire vedere, guardare e, come dire, capire cosa volesse dire avere un rapporto con gli occhi, tra gli occhi e la realtà, cosa volesse dire dipingere, l'ho capito lì. Bene, l'idea che tra l'altro le sue opere fossero come delle creature vive è un'altra delle cose che devo a Bill. Lui li chiamava in fondo i suoi figli. Da notare che lui, dopo aver fatto dei quadri, li lasciava girati al contrario nello studio per un certo periodo. Poi, a distanza di qualche settimana, li girava, li riguardava, e alcuni li teneva, altri li cancellava. Perché, come dire, faceva una selezione severissima tra quelli che riteneva vivi, che avessero davvero un forte contenuto, come dire, in grado di imparare a camminare e a vivere una vita autonoma, e altri, magari a prima vista bellissimi, ma che erano troppo formali, non erano vivi, erano un grande esercizio. Cioè, questo per un gallerista, come dire, sarebbe stata una follia, una cosa da impazzire, stai scherzando? Vuol dire, se entri nel giro del commerciale delle gallerie, ogni dipinto può valere migliaia di euro, cioè, che ne so, centinaia di migliaia di euro. Uscirne, viceversa, è un suicidio, un suicidio. Eppure questo è stato il percorso di Bill. Un'ultima riga. Parlo di una realtà che si rivela, per usare dei termini quasi heideggeriani. C'è un bellissimo scritto che si intitola I sentieri interrotti di Martin Heidegger, che sarebbe bello fosse il punto d'arrivo dei nostri professori di filosofia
in quinto anno, passando appunto per Heidegger, non dico di arrivare a Derrida, ma quasi, che sarebbe una meraviglia. Sto punzecchiando qualche collega che, ahimè, magari è ancora fermo nel programma, un po' più indietro. E invece, secondo me, è davvero un peccato perché è, come dire, la scoperta di una parte della filosofia più interessante, più bella. Io parlo anche di una scoperta dello sguardo come dono. Ecco, questo primo dipinto del 49 vi dà l'idea di New York, questa New York che è come una ragnatela nera, con tutto questo senso di travaglio, eppure c'è un sole all'orizzonte. Un travaglio che si va modificando, cambiando in questa fantastica piazza San Marco. Qui siamo già nel 52, io ne ho messi pochissimi, ma solo per dare un'idea. E tra l'altro un'idea di come Condon fosse capace di descrivere qualsiasi luogo trasformandolo, trasfigurandolo. Quando arriverà nella Bassa, questo è uno dei suoi quadri della Bassa intitolato Campolungo, dell'81, fa delle cose pazzesche. E dove però quelli che sembrerebbero a prima vista dei quadri astratti non lo sono, vi posso assicurare mai. Cioè sono astratti ma solo fino a un certo punto. In realtà sono la trasfigurazione di un reale. Cioè un'operazione veramente, veramente affascinante. Scriveva William Condon a Venezia, la prospettiva dentro di me, il modo nuovo dell'uomo nuovo di amare e di soffrire le cose, cosa scritta anche da un critico d'arte che si chiamava Giuseppe Mazzariol. La scoperta di sé nelle cose e delle cose in sé, Maritain. Questa è una delle pochissime foto che ho scattato a Condon mentre dipingeva, cosa che non ho quasi mai voluto fare perché non sopportavo l'idea di violare un momento delicatissimo, che è il momento in cui un artista, se non sta fingendo per il fotografo, sta davvero creando qualcosa. E siccome io e Bill non fingevamo nulla, i momenti che ho ripreso sono quelli veri. Ci sono altre foto sui libri di William Condon mentre dipinge, ma in realtà sono una, come dire, fiction, sono una messa in scena. Credo che le mie siano le uniche foto che Bill abbia permesso di fare a una persona a cui era concesso di entrare nella sua vita. Un inverno, 1981. Ho messo questi due o tre perché mi coinvolgono personalmente, anche perché questo è un pezzo di campagna dove passavamo spesso. Dove c'era in particolare un albero che io continuavo a guardare e che a un certo punto Ghibli mi ha trasportato in dipinto. L'albero è questo. Ecco, questo è un altro di questi quadri che vi dicevo essere assolutamente non astratti, anche se gli ultimi sembrano essere delle astrazioni. Ma non lo sono. Solo due note tecniche per gli amanti della storia dell'arte, eccetera. Bill dipingeva su tavole, se mi ricordo bene, di faesite, cioè diciamo legno, tavole che voleva assolutamente accuratamente con una base di nero opaco, e sul nero opaco la prima operazione che faceva era con un pennello, nel colore blu, tracciare quello che fondamentalmente potremmo definire uno scheletro, la struttura, perché la struttura è, come dire, la base su cui si struttura, appunto, scusate il gioco di parole, il corpo. È quasi come dire che lo stesso corpo umano non sta in piedi se non c'è uno scheletro che supporta tutto. Ma lui mi ha, devo dire, insegnato esattamente questa cosa, e cioè come dietro ogni opera ci deve essere uno scheletro, ci debba essere una struttura, perché senza struttura la cosa non sta in piedi.
Pensate a un corpo umano senza uno scheletro dentro. L'insieme di tutti i muscoli che ci compongono come dire, affloscerebbe a terra come un pallone sgonfio. E questa cosa è sicuramente un aspetto molto interessante. Ecco, alla base di tutti questi dipinti, coperta successivamente dai colori per cui non si vedeva più, se non qualche volta delle tracce che rimanevano, rimaneva, come dire, c'era lo scheletro, la strutturazione. Qui so che vado a invadere il campo dei miei amici, delle mie amiche che insegnano storia dell'arte, non voglio poi, per carità di Dio, occuparmi di queste cose che loro sanno spiegare meglio di me, ma in questo caso ne parlo proprio come esperienza vissuta, che poi voglio dire ti insegna a guardare sapendo che nel momento in cui componi un'immagine non stai semplicemente fotografando, schiacciando un bottone, ma stai esattamente componendo qualcosa. Allora ecco che la percezione dell'infinito torna con una sensazione di vertigine. A me questa cosa richiama la memoria anche studi dei tempi dell'università. In particolare corsi fatti su un filosofo e in particolare Soren Kierkegaard, che parlava dell'angoscia, ma parlava dell'angoscia come vertigine della libertà. Ecco, diciamo che queste cose che avete visto sono alcuni degli insegnamenti che ho ricevuto e nel caso di Bill passati a volte senza dire neanche una parola, a volte parlando, a volte semplicemente con l'esempio. Che però io credo che questi tipi di esempi come di insegnamenti siano quello che gli studenti, ma è brutto dire gli studenti, gli uomini hanno bisogno, perché in fondo il crescere vuol dire nel tempo installare un sistema operativo, che è quello che determina il modo di lavorare, il modo di guardare, il modo di interpretare la realtà. Allora, chiudiamo con questa parte su William Condon, con questo che è uno degli ultimi lavori, e con un'uscita da Cascinazza 1981. Devo dire che mi ha stupito molto quando ho visto le foto di Luigi Ghirri con il canale che si perde dell'infinito, ho detto, oh, accidenti, accidenti. Ma la cosa che mi ha consolato moltissimo è che però, come dire, non le ho copiate da Luigi Ghirri, le ho fatte prima. È una delle cose che mi ha sconvolto quando ho visto alcuni lavori di Ghirri e io ho scoperto di aver fatto delle altre cose così. È come quando senti delle persone così vicine come lunghezza d'onda, per cui appunto a volte non è importante parlare, perché ci si capisce anche senza. Così ho deciso di chiudere così. Una cosa che è questo, che appunto si rifà alla struttura, se ben mi ricordo. Le parole si muovono. La musica si muove solo nel tempo, ma ciò che soltanto vive può soltanto morire. Le parole dopo il discorso giungono al silenzio. Solo per mezzo della forma, della trama, possono parole o musica raggiungere la quiete come un vaso cinese ancora perfettamente si muove nella sua quiete. Chissà se vi ho lasciato una struttura, qualche cosa che rimane. Però l'ultima riga dedicata a Eugenio Montale, perché tutte le immagini portano scritto più in là. E direi che più di così non si può né per un letterato né per uno scrittore. Allora, io il mio percorso l'ho terminato a questo punto. E quindi direi che se qualcuno vuole intervenire, vuoi scrivendo sulla chat, vuoi riapparendo sullo schermo, io posso uscire a questo punto della mia condivisione per vedere se c'è qualcuno che è sopravvissuto a queste quasi 2 ore di grande fatica. Allora, dovreste a questo punto vedermi. Marcello, vedo te in pole position. Ci sono? Mi vedi? Ok, perfetto. Vedo che almeno te sei resistito a queste 2 ore intense, carissimo Marcello.
Poi vedo come persone, almeno virtualmente, ci dovrebbe essere un'ottantina di persone ancora presenti. Allora, se qualcuno vuole fare domande, interventi, apparire, dirmi delle cose, direi che se ci siamo dati un tempo di un paio d'ore circa, abbiamo un po' di tempo per poter intervenire. Che mi dite? Se no ci fermiamo la registrazione e cominciamo a chiacchierare amabilmente. Vedo Vincenza, vedo un po' di persone, però sapendo che ci sono i nomi posso anche andare a tampinare le persone. Io li interrogo, posso prendere i miei studenti, a meno che attualmente adesso escono velocemente dalla chat, chiamiamola così. Allora, qualcuno mi scrive delle cose, allora vado a vedere nella chat. Con Alessandro che mi dice, vorrebbe anche lui avere 100 spettatori. Neanche una fotografia? No, una foto c'è, due o tre foto ci sono. Marcello. Donna. Eh? Neanche una donna, una fotografa donna. Neanche una fotografa donna, è vero. Un caso? Ne conosco poche, ne ho incontrate ancora meno. L'ultima su cui ho lavorato, Berenice Ebbot, ma... Ok. Devo anche dire la verità, però, che vabbè, se tu hai la fortuna di avere a che fare con personaggi come Ghirri, come Chiaramonte, con altri personaggi così, e beh, voglio dire, non ho avuto fortuna di trovarne altri così, cioè... ma anche di fotografi ce ne sarebbero moltissimi allora da andare a poter prendere, come dire, tirare in gioco. Allora, qualcuno che ha voglia di magari una cosa, qualcosa. Piero, mi senti? Mi senti, Piero? Mi dici? Non ti sento, Guido, devi alzare il volume. Pronto, mi senti? Sì, ti sento. No, niente, io volevo ringraziarti innanzitutto di questa tua disponibilità che, come dire, ci fa capire che cosa vuol dire anche in questo periodo fare scuola e ci fa capire l'importanza anche di così organizzare dei momenti di questo genere nonostante appunto tante difficoltà. E poi niente, volevo così mettere in luce una cosa che mi ha colpito, ma in due secondi, di quello che hai detto, cioè come attraverso l'arte, attraverso l'immagine, nel tuo caso in modo particolare, l'uomo può andare più, può avere un rapporto più autentico con la realtà, può andare più a fondo delle cose e scoprire dentro la visibilità delle cose qualcosa che non si riesce a vedere ma è presente, di cui appunto la visibilità è un segno e questo è il mistero, questo è l'infinito che appunto è sempre alluso ma non è mai raggiunto, no? Per cui c'è questa inevitabilità del guardare, questa inevitabilità di qualcosa che supera le nostre possibilità conoscitive. E poi volevo farti una domanda su tu hai intitolato questa tua conversazione molto molto bella, molto profonda, con tanti stimoli, la realtà tra spazio e tempo. Volevo che precisassi dal tuo punto di vista che rapporto c'è rispetto all'immagine o rispetto al rapporto finito e infinito tra lo spazio e il tempo. Cioè, cosa vuol dire lo spazio nell'immagine, cosa vuol dire il tempo e qual è la loro relazione? Quello chiediamo Luciani. Allora, l'immagine... Luciani, per chi non lo conosce, è il professore di matematica che come dire, mi ha provocato su quello, soprattutto sull'ultima cosa. Allora, poi mi rifai la domanda, perché sennò io mi perdo tra un secondo, perché quello che mi hai detto mi ha fatto venire in mente una delle tante cose che ho quasi glissato, non detto, perché potete solo immaginare quante aperture si potevano fare per ogni argomento, e cioè questa. Una delle cose
che ho capito del lavoro con questo grande pittore americano era un qualcosa che cerco adesso di definire con il termine trasparenza, anche se forse non è il migliore, ma ci può aiutare a capire meglio. E che forse proprio gli amici che scrivono, penso a Schifo, oppure alle colleghe che si occupano di storia dell'arte, dovrebbero capire molto a fondo. Cioè, i ragionamenti che facevamo con Bill a volte mi facevano capire che, o meglio, era lui che cercava di farmi capire questa cosa, che in fondo l'artista arriva al momento in cui è lui, lui è il foglio bianco, lui è la tavola davanti, dopodiché o è lui all'ennesima potenza, oppure lui è come se dovesse in qualche modo sparire, diventare trasparente, cioè lasciare che l'opera venisse fuori da sé, come se fosse una rivelazione, come se il reale, come dice Heidegger, si palesasse, si disvelasse, dove tra l'altro il termine svelare, meglio ancora, rivelare, perché c'ha il doppio senso del togliere il velo, ma nello stesso tempo rimettere un velo. Fa parte di questo che è forse il livello più alto dell'arte. Quando l'arte riesce a superare lo spazio e il tempo, quando l'arte porta a generare dei versi che 100-200 anni dopo sono lì ancora vivi, che ti parlano come se li avessi scritti tu, o anzi meglio, uno più bravo di te, e che ti fanno capire ancora meglio chi sei tu. E questo essere trasparente è qualcosa nello stesso tempo di faticoso, difficile, perché è come se diventasse una sorta di mezzo attraverso cui il mondo deve rendersi visibile. Chi lo sa, forse anche un musicista può capire questa cosa nel momento in cui si fa interprete di una qualche armonia che lui capta e mette nel pentagramma, perché possa diventare una grande musica. E questa era la cosa. Forse in questo ci ho già messo un pezzetto di spazio e tempo. Dopodiché la domanda, saprei difficilmente gestirla, nel senso che la fotografia ha a che fare con lo spazio e tempo. La fotografia non è che, per quanto mi riguarda, dover scegliere un attimo, o essere scelto da un attimo, tra infiniti spazi e tempi possibili. Perché tra infiniti spazi e tempi possibili, il fotografo, guardandosi attorno, camminando, andando a capire dove stare, dove è meglio, come dire, andare a guardare la realtà, a un certo punto scatta una foto. Forse per esprimere meglio questa roba qui, e mi prendo 2 minuti di tempo, bisognerebbe leggere un piccolo libro consigliato a tutti, che è Lo Zen e il tiro con l'arco. Un fantastico libro scritto da bellissimo, da un autore, un filosofo tedesco, che bellissimo. A un certo punto della sua vita, amando l'Oriente, vede ricevere la proposta di andare a insegnare in Giappone, e ci va tutto entusiasta. In Giappone gli dicono: guarda, per capire meglio la mentalità del posto dovresti frequentare qualche laboratorio, svolgere qualche arte marziale. Allora la moglie si iscrive a un corso di Ikebana, composizione floreale, e lui si iscrive a un corso di tiro con l'arco. E da bravo tedesco si impegna, comincia a cercare di colpire il bersaglio, ci riesce sempre meglio, finché a un certo punto però, poi più di tanto, non migliora. Si impegna, si allena, ma più di così. Anzi, si innervosisce, perché arriva qualche giovane dopo di lui e magari dopo un po' di tempo tira con l'arco meglio di lui. Allora chiede un appuntamento al maestro, gli dice: ma perché cade sta roba? E il maestro, a quel punto, avendo preso il tè con lui, gli chiede di mettere il bersaglio in fondo al corridoio
nella stanza dopo della sua casa, al buio, perché si fa bendare, si fa dare l'arco e le frecce, si immerge in meditazione e fa partire la prima freccia, centrando perfettamente il bersaglio. Herrigel, che è l'autore, ne rimane abbastanza sconvolto. Dopodiché si fa dare una seconda freccia e con la seconda freccia centra, spaccando in due la prima al centro del bersaglio. Se la prima era stata una cosa difficile, la seconda era una cosa impossibile. E da lì parte tutta una riflessione su cosa vuol dire scattare una fotografia, dico io, lasciar partire una freccia per chi, come nel nostro caso, nel caso di Herrigel, gioca a tirare con l'arco. Perché io credo che sia esattamente questo, riuscire a stare dentro in una situazione al punto che non sei nemmeno più tu che decidi di scattare, ma è la situazione che decide di scattare. Tu sei talmente parte di quella situazione che la foto si scatta da sola. Questo secondo me è, in senso artistico, lo stare nello spazio e nel tempo. Dopodiché non saprei darne un'altra definizione, per quello ci vuole un docente di fisica e uno di geometria, come dire, insieme, che forse darebbero un'altra definizione di spazio e tempo. Ecco. Non so, Guido, se ti ho risposto. Sì, sì, no, ma io intendevo poi dal punto di vista estetico-artistico, cioè lo spazio e il tempo non come appunto limite, che poi appunto vuol dire la finitezza, la morte, ma invece come espressività, come possibilità, apertura all'altro, all'oltre. Sì. Credo che da questo punto di vista il compito dell'artista sia quello di spalancare una porta perché qualcosa possa entrarci, detta in metafora un po' banale, ma forse rende l'idea. Grazie. Figurati. Allora, c'è ancora qualche superstite, devo dire la verità, anche tanti, per cui se qualcuno... Proprio ne ha ancora la metà, ne ha 50. Grazie Alessandro. Prego. Ma ci sono anche quelli finti magari. No, no, secondo me no, questa qua è stata bella. Allora. È valido, eventualmente guardo anche nella chat adesso se... Piero, posso farti una domanda? E certo. Sono il di matematica di cui prima. Matteo, tu sei anche il colpevole di una parte di questa storia. No, a parte che ti volevo ringraziare perché mi colpisce come, appunto, immergendomi nell'esperienza che, aiutandoci a immergerci nell'esperienza che tu fai di fotografia e di arte, ci sono tante cose che ci accomunano, no? Anche quella bellissima frase sullo spazio e il tempo che hai riportato, no? Che mi ha colpito, questo eterno presente, no? che viviamo, che è bellissimo. Io mi è venuta come un impeto così rispetto alla tua esperienza, rispetto a quello che ci hai mostrato. Si vede che tutto il lavoro che ci hai fatto vedere parte come da una grande ricerca, no? Tu adesso dicevi lasciare una porta spalancata perché la realtà possa parlare, no? E così direi mi colpisce molto perché in realtà nell'arte, ma in tutte le arti, compresa poi anche quello che faccio io dal mio punto di vista, dal matematico alla fisica, ma qualsiasi cosa, anche se voglio cucinare o dover stare a casa in questo periodo, c'è il desiderio di lasciare una porta spalancata, no? Perché, come hai detto alla fine con Montale, tutte le immagini portano scritto più in là. Però mi chiedevo, ma come si fa, secondo te, però, quando si lascia una porta aperta, non si sa mai chi possa entrare, no? E quindi questa porta aperta, come per esempio questo periodo col coronavirus, come l'esperienza scolastica che facciamo noi, dei ragazzi anche, tante volte è anche una cosa molto, molto drammatica, no? Perché dall'altra parte non sei tu che governi il gioco, no? Ma, e quindi come si fa nell'esperienza che hai fatto anche tu con Condon, ma anche con tutti i fotografi che hai amato e conosciuto anche in modo indiretto,
a non aver paura e quindi continuare questa ricerca, a non aver paura di quello che possa, che può arrivare, no? Perché capisco che è come l'ultima porta che ci mette un po' in disparte. Non so se è capita la domanda. Non so se la domanda l'ho capita. È difficile dare una risposta, non so se c'è una risposta da dare, più che altro, nel senso che, mamma mia, certamente amore e morte sono i due lati estremi, come dire, Eros e Thanatos, e come dire, sono le due forze, tutto come dire, anche la cultura orientale per cui yin e yang si bilanciano. Io credo che se già la vita è uno stare in equilibrio, una continua ricerca dell'equilibrio, mettiamola così. Noi siamo degli equilibristi. Degli equilibristi e possiamo cadere in ogni istante. Certo è che più in alto alzi la fune e più la vertigine e la possibilità di caduta ha delle conseguenze drammatiche. Non solo, ma ci sono anche più correnti, venti, tale per cui cioè, io ho sempre pensato, conoscendo qualche appunto personaggio come Bill, ne ho solo avuto la conferma, che la sensibilità è una brutta bestia. Molto. Così. Cioè, più sei sensibile e più sei destinato anche a soffrire. Perché è chiaro che una leggera brezza per chi ha una pelle spessa non fa nulla, neanche si percepisce, ma uno che ha una pelle delicatissima, già anche solo una piccola brezza urla da dolore, perché, come dire, ne avverte già, come dire, tutta la forza. Allora, lavorare sulla sensibilità è certamente molto difficile, e in effetti, secondo me, l'epoca in cui viviamo, e soprattutto per molti giovani, come dire, il sopravvivere vuol dire imparare a costruirsi un guscio, una maschera, uno scafando dentro il quale stare al riparo, anche affettivamente, a parte i tempi attuali che viviamo con la mascherina, che sono solo una cosa molto interessante da studiare dal punto di vista sociologico, eccetera. Perché in realtà, se tu ti scopri troppo, rischi di soffrire. E a maggior ragione, se hai provato una sofferenza, potresti anche dire mai più. Cioè, io devo rimetterci per soffrire un'altra volta? Ma viva Dio, non ci penso nemmeno. E quindi anche su questa roba qui, capisci che l'artista, chi ha la sensibilità, è come uno che avesse ricevuto un dono, ma è un'arma a doppio taglio. Per cui spesso ci sono persone, secondo me, che ci stanno attorno, che questo dono l'hanno avuto, ma che poi hanno deciso che era meglio farne a meno, troppo pericoloso, troppo pericoloso. E quindi ti accorgi di come molte di queste persone hanno avuto una vita sicuramente travagliatissima, perché poi più sei sensibile, più hai occasioni, più eccetera, e più sei soggetto a, come dire, anche cose clamorosamente sbagliate, magari, però che sono sbagliate magari lo capisci dopo, oppure che ne so, cioè è una bella questione, cioè, anche perché poi quale sia il lato giusto non è sempre facile da trovare. Mettiamola così anche per un assist a qualche collega di storia dell'arte, che però nessuno è uscito allo scoperto.
il vero artista, quando lo è davvero, è qualcheduno che sposta il pallino un po' più avanti. E che, voglio dire, non solo artista, ma anche nel campo della ricerca scientifica, se io comincio a dire una roba che fino a quel momento non era vista, anzi, addirittura potrebbe essere che dica il contrario, guarda Galileo, vado incontro a dei bei rischi, cioè, guarda Galileo, cioè, perché? Perché sto parlando in un linguaggio che non è quello che gli altri possono capire in quel momento. Perché? È perché è nuovo. Certo che dopo diranno, ah, ma sì, ma che bravo, eccetera. Ragazzi, Van Gogh non ha venduto un quadro. Cioè, col fratello Teo che, come dire, s'arrabattava a cercare di salvare qualche cosa, piuttosto che poi l'amica, la moglie, ma, viva Dio, non ha venduto un quadro intanto che era in vita. Cioè, allora, e potremmo fare un lungo elenco, ma anche a livello di musica, perché per me immagine, musica, eccetera, sono assolutamente sempre legati tra di loro. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu lavori a un livello così alto sei in qualche modo profeta, ma il profeta è uno che rompe, stiamo registrando, è uno che potrebbe dare fastidio, non va bene, o parla in un linguaggio che essendo nuovo è diverso e quindi è incomprensibile. Il che vuol dire che non tutti quelli che sono incomprensibili sono dei profeti, ma come dire, qualche volta qualcuno lo è. E spesso chi lo è, proprio dall'ambiente in cui viene fuori, non viene compreso. Verrà dopo, cioè ci vorrà del tempo, perché, come dire, quella cosa che è un nuovo possa diventare più non nuovo, perché di solito si vive nella conferma di una cosa che già si sa e si pratica, che è molto rassicurante. Cioè attraversare i confini dell'ignoto non è rassicurante, sicuramente. Poi non sai mai dove vai, come dici tu. Si potrebbe, non so, forse non ti ho risposto, però insomma, spero un pochino sì. Cioè, Matteo, vale la pena che rimbalzi? Sì, no, ma è una bella provocazione questa. Una bella provocazione. Non è sempre tracciato con chiarezza anche il bene e il male. Spesso il bene e il male sono regole che si danno perché una grande massa di persone possa mantenere un equilibrio. Però sappiamo bene di regole date storicamente perché quel periodo storico lo richiedeva, ma non perché in fondo fossero magari del tutto giuste. Certo. Comunque, scusami, controbatto un attimo. Biraghi. Anche lei capisce. Però Biraghi, facciamo sì. Niente. Era una punzecchiatura. Matteo, non so se vuoi anche aiutarmi. No, mi ha colpito quello che hai detto, mi viene da dire proprio su questo che mi stupisce ancora di più ed è una cosa che mi porto a casa da oggi, quello che tu dicevi, cioè come se i grandi artisti, quelli che hanno una sensibilità, che poi forse è di tutti, poi c'è chi l'ascolta di più, c'è chi l'ascolta di meno, come dicevi, no? Per vivere hanno proprio bisogno di immergere le mani in questo... in questa misteriosità delle cose, no? Dall'infinito, insomma, c'è bisogno proprio di star lì, probabilmente perché le 3-4 cose che viviamo ci lasciano come un'insoddisfazione, no? Mettila solo su un aspetto economico. Oggi sembra che, come dire, sembra, ma sicuramente quello che una buona parte del mondo che ci circonda sembra dire è business is business. L'economia è la regola senza della quale non si può vivere. Sembra quasi essere così. Esageriamo, ma sappiamo bene che poi ci sono tanti modi di articolare questa questione. L'artista spesso
è quello che viene guardato come il deficiente. Cioè, buona parte delle produzioni iniziali, a volte di quelle più pure, sono quelle che nascono non su una committenza. Cioè, non è detto che ci sia una committenza, ma anzi, a volte proprio contro la committenza, cioè che ti chiedono una roba e dici, ma io voglio fare quest'altra. Cioè, io sento che questa è la cosa che mi deve venire fuori, non so come dire, a cui devo lasciare spazio. E contro tutti, la faccio. Come uno che dovesse, cioè c'era bellissimo questo intervento, adesso non mi ricordo più di chi diceva, ah sì, a proposito di musica, con questo bravissimo professore che spiega le opere e di cui a qualcuno di voi ho mandato il link, che è Sartorelli, che è geniale, e diceva, a proposito appunto di qualche grandissimo musicista, che in famiglia un paio, come dire, di personaggi di primissimo piano nella storia della musica, i genitori gli dicevano, bene, tu sei intelligente, da grande farai l'avvocato. Tu da grande farai l'avvocato, tu da grande farai l'avvocato, e questi sono venuti a fare musicista. Cioè, quasi come, cioè, oddio, per carità, se vuoi un figlio musicista, gli dici, tu devi fare l'avvocato, cioè, oppure al contrario, cioè, se tu vuoi un avvocato come figlio, gli dici, guarda, tu devi fare il musicista, così tuo figlio farà l'avvocato. Magari succederà anche questo. Cioè, però, capisci che di fronte a un mondo per cui l'economia è praticamente tutto, andare a scegliere di fare un lavoro o una cosa perché ci si può accampare di musica? Ci si può accampare di fotografia oggi? No, devi essere un pazzo furioso, cioè devi essere un po' matto agli occhi delle persone che ti stanno attorno per fare delle scelte di questo tipo. E anche questo è un aspetto interessante della faccenda. Cioè, noi lavoriamo in un liceo artistico, come dire, siamo ai confini di quello che dovrebbe essere una professione domani, ma siamo sempre con un piede di qua e uno di là. Uno legato al mondo reale, con i piedi per terra, del concreto, del progetto e del, come dire, funzionalità, del rapporto committente e creazione, e l'altro su quello che potrebbe essere uno spazio creativo più puro, e quindi è difficile conciliare queste cose. Però sto uscendo dal seminario. Il nostro presente esterno, che sembra quasi che abbia fatto finta di prendere appunti, Marcello, che è un amico che ci sta guardando da Fano, o tra Fano e Pesaro. Se vuoi abbastanza vicino a Recanati. Ecco, abbastanza vicino a Recanati. Ecco, vorrà dire che verrò a trovarti se ti è piaciuta questa cosa, magari molto, molto. La portiamo lì, troveremo il modo, quando non ci saranno più le mascherine. Tra l'altro, la capacità che hanno gli artisti con la raffigurazione di semplificare dei concetti molto complessi, questa è una cosa davvero che affascina. Sì. Oh, chiedo scusa, ma tu conosci molto bene, ci avevo messo anche la cartella Guido Guidi, perché secondo me negli autori ci doveva stare, però poi avevo paura di esagerarci, cioè, diventava un po' troppo, e allora vorrei dire che in altre sedi si parlerà anche di questo altro fotografo grandissimo, contemporaneo, che adesso ha passato la settantina, ma come dire, ha attraversato più o meno come forse qualche anno più di Giovanni Chiaramonte, siamo lì e lì, Luigi Ghirri, siamo in quella generazione nata nella fine degli anni 40, insomma, o comunque negli anni 40 alla fine, che ha un percorso interessantissimo. Se avete voglia di cercare qualche cosa, quest'altro fotografo si chiama Guido Guidi. Devo dire che io ci ho messo qualche anno per imparare ad apprezzarlo, diciamo così, perché all'inizio mi sembrava, non dico un deficiente, ma perché è detto così, offensivo, ma faceva delle foto così improbabili che io quando le vedevo dicevo, che cosa fotografa questo? Cioè, non hanno senso. E fidandomi di un amico,
un giovane allievo che poi è diventato professore del Politecnico, che mi diceva, no, guarda, guardale bene, vedi? E io che, come dire, un po' nella tradizione non riuscivo a vederci qualcosa di interessante in Guidi, ho detto, vabbè, no, se mi dice così mi fido, proviamo a guardarle bene. Oh, è stato come aprire una porta, cioè Guidi è uno di quelli che fotografa non il costruito, ma lo spazio tra un costruito e l'altro. Fotografa il nulla, cioè fotografa lo spazio tra, cioè ragazzi, fotografare lo spazio tra negli anni 70-80 era come dire suicidarsi fotograficamente, cioè negli anni 80 il fotografo più diffuso, per chi lo conosce, era Hamilton, che fotografava le minorenni, le ragazzine con un velo, con le luci soft, e come dire, le foto di Hamilton sì che andavano, cioè Marcello sorridi, ma cioè, è così, cioè, faceva delle cose che erano l'improbabile. Cioè, oggi ogni cosa che fa è un successo, ma negli anni 80 non veniva compreso da nessuno. Insomma. Assolutamente. Cioè, ha fotografato delle casette, fotografando l'archetipo della casa, che come dire, era anche lì destabilizzante, però straordinario. Sarebbe interessante capire come fa un fotografo incompreso a diventare poi oggi un mito, no? Che chiunque vuole avere un suo libro, no? C'è molte persone, quando lui fa una conferenza, che vanno ad ascoltarlo. Ecco, poi le lezioni di Guido Guidi non sono facili. No. Che poi adesso parla. Ci sono stati anni che non parlava. non parlava proprio, lo so bene. Che bella domanda. Dici, come si fa a diventare riconosciuti quando spesso, perché tendenzialmente il più riconosciuto in tempo reale è il venditore di fumo, grande apparenza, cioè chi, come dire, anche se siamo registrati, io posso andare a testimoniare questa cosa, ma voglio dire, oggi chiedi a un ragazzo chi è Corona come fotografo, lo sanno. Personalmente ritengo, dal punto di vista fotografico, un cialtrone, cioè non dire, senza essere sgarbi, che parla di capra, ma per carità, un abilissimo è capace comunicatore, che individua dei filoni dentro i quali poter creare un business. Ma questa è un'altra storia. Siamo lì vicini, seppure con un altro livello, ma anche qui rischio un domani una querela nel momento in cui andrà in giro questa registrazione, Oliviero Toscani. Chi mi conosce lo sa, io ritengo Oliviero Toscani un genio, perché lo è. Cioè, è un'intelligenza assolutamente straordinaria, ma nello stesso tempo non lo stimo da un punto di vista su un altro piano, perché secondo me, a partire dalle campagne della Benetton, sono state la geniale idea, non certo di costruire un'etica, non erano basate su un'etica, erano basate su un'altra cosa, cioè. E allora qui si aprirebbe un altro discorso, e davvero qui poi magari troveremo altri spazi giù di lì, perché il discorso sull'etica, cos'è l'etica? Cos'è l'etica? Cioè, perché per esempio bisognerebbe forse reintrodurre una materia che si chiama etica, a parte che bisognerebbe capire chi poi la insegna, ma come dire, già a livello universitario, quando tu ricevi la laurea come dottore laureato in design industriale, il presidente della commissione esordisce come dicendo qualcosa del tipo: in virtù del potere conferitomi dal chiarissimo rettore, eccetera, eccetera, ti nomino dottore in disegno industriale
tu potrai avvalerti di questo titolo per, sto andando a memoria quindi più o meno, per progettare delle cose, ma sempre rispettando l'etica senza soggiacere a logiche, eccetera, eccetera, eccetera. E a questo punto le persone un po' più addentro si guardano e dicono se, senza soggiacere a che, quando tu sei dentro un mondo del lavoro che ti chiede di progettare delle cose perché devono rispondere a un business. E lo sappiamo molto bene. Quindi il fatto che un domani venga, come dire, essere insegnata l'etica del progetto, anche se si parla di sostenibile, cioè sappiamo molto bene che dietro questa cosa del sostenibile ci sarebbe da fare aprire un altro ciclo di lezioni che però tratterà qualcun altro. Grazie. Io però non vorrei annoiarvi, cioè se parlate voi, se parla qualcun altro, io sto a ascoltare volentieri. Prof, io me ne vado. Comunque, ciao. Ciao Alessandro. Grazie Alessandro. Allora, salutiamo i nostri 30 compagni di viaggio che ci hanno seguito fino a qui. Grazie. Vi ringrazio di tutti. Non ho fatto la fotina quando eravamo ancora in 100. Registrata forse quest'ultima schermata. Per cui chi vuole si rende visibile, ci salutiamo tutti e chissà. Grazie Piero. Occasione. Grazie, ciao, ciao Piero. Ciao Piero. Ciao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci, prof. Arrivederci. Ciao.